Benvenuti in Voices of Angola. Oggi vi propongo il ritratto del miglior giocatore di golf del paese. Scoprirete un campione, ma anche una storia, un percorso incredibile e tanto lavoro per colui che è chiamato affettuosamente Manucho. La nostra troupe l'ha incontrato. Andiamo a vedere. Victor Marsal non avrebbe mai immaginato che un giorno con lui sul campo dove ha affinato le sue capacità ci sarebbe stato Manuel Pedro, un allenatore noto in tutto il paese come il padre del golf angolano. Ne ha fatta di strada Victor da quando faceva raccattapalle osservando i giocatori di golf da lontano. Poi eles começaram a perguntar para nós. Hanno cominciato a chiederci, volete imparare a giocare? Abbiamo detto sì, vogliamo imparare. Hanno detto, colpite la palla. L'abbiamo colpita e da lì è cominciato tutto. A chiederglielo è stata una coppia francese che ha preso Victor sotto la sua ala protettrice. L'hanno aiutato a imparare a giocare a golf e più avanti gli hanno anche fornito l'attrezzatura. Il suo interesse e la sua passione per lo sport sono cresciuti, intanto Victor e gli altri erano diventati caddi, finendo di fronte allo stesso uomo con cui sta giocando oggi Manuel Pedro e conquistandosi il nomignolo affettuoso Manucho. Abbiamo dato loro l'opportunità di cominciare a gareggiare, prima nei tornei dei caddi, poi nei tornei tra caddi e giocatori. Poi sono stati formati, indipendentemente dalla formazione che avevano già avuto, una formazione per caddi, sono passati a una formazione da giocatori. È a quest'epoca che Manucho si è fatto notare. Anche altri ragazzi, ma Manucho era il numero uno tra i migliori. È così che Manucho ha cominciato a farsi conoscere. Oggi campione nazionale, Manucho condivide con noi i ricordi dei suoi inizi, quando nella sua casa di Luanda non aveva attrezzatura ed era costretto a improvvisare. Prendevamo una sticella come questa, la piegavamo una volta e poi un'altra volta qui per afferrarla e tenere la presa. E ci inventavamo anche palle che non avevamo. Prendevamo i tappi delle bottiglie di vino e poi li colpivamo. Una passione e una perseveranza che hanno dato i loro frutti. A 38 anni, oggi Manucho ha vinto oltre 60 campionati in Angola. Ho già vinto 62, 63 trofei. Ma il più importante è questo, il trofeo dei 45 anni dell'indipendenza dell'Angola. È un trofeo che ha un grande significato nella mia vita. Quando non è sul campo da golf, Manucho lavora come chauffeur per una banca e anche in auto lo sport si inserisce nelle conversazioni. Victor è un ragazzo eccezionale, un ragazzo di grande umanità. Gli piacciono le persone, è il campione dell'Angola ed è bravissimo nel suo lavoro, sia come autista che come giocatore di golf. Il golf professionistico è ancora in fase di sviluppo in Angola. Mancano ancora infrastrutture e attrezzature. Manucho spera di ispirare altri abbattendo gli stereotipi tradizionali. I ragazzi a cui insegno spesso mi dicono: ma questo gioco è solo per persone che vestono bene. No, dico io. Se anche tu diventi professionista, ti vestirai così e continuerai a essere la persona che sei. Non cambierà niente. Il golf è per tutti i livelli sociali, non ha importanza. Non mi fermerò qui. Lavorerò ancora, di più. O batto il record in Angola e resto in Angola, oppure batto il record in Angola e riesco un giorno a fare la storia fuori dall'Angola. È tutto per questo percorso eccezionale del miglior giocatore di golf dell'Angola. Altri incontri, altre Voices of Angola molto presto su Euronews e naturalmente sulla nostra pagina speciale su euronews.com. Grazie di essere stati con noi, a presto!